Abbiamo affrontato nei mesi passati una importante elezione regionale e il Presidente Roberti sta agendo bene in collegamento anche con noi che stiamo seguendo tutta l'opera di riorganizzazione di rilancio. Ora abbiamo le elezioni comunali a Campobasso e a Termoli, quindi un turno importantissimo, e quindi Molise resta per Forza Italia un luogo importante, di grande impegno, di grande soddisfazione, alla quale in realtà dobbiamo una grande attenzione. Poi abbiamo anche le elezioni europee. Per noi sono le prime elezioni nazionali, addirittura europee, che impegnano tutto il territorio nazionale senza il presidente Berlusconi. Ma come abbiamo visto anche nelle recenti elezioni in Abruzzo, in Basilicata, Forza Italia è cresciuta, è aumentata di consenso. Chi prevedeva che con la scomparsa di un leader insostituibile e prestigioso come Berlusconi Forza Italia avrebbe avuto un destino difficile, è stato smentito. Noi abbiamo avuto un aumento in Basilicata e in Abruzzo dal 9 al 13% alle regionali, contiamo di essere protagonisti nelle elezioni amministrative comunali di Campobasso, di Termoli, di tutta Italia, e alle elezioni europee con lo sforzo guidato da Antonio Tajani, che ricordo è anche capolista in questa circoscrizione, quindi gli elettori del Molise potranno dare un sostegno a una persona seria, concreta, affidabile, quale si sta confermando Antonio Tajani.